Nei vostri commenti ci avete chiesto più volte di sfidare i nostri colleghi di GCN in Espagnol. Oggi siamo in Galles, in terra neutra, ci sfideremo su 3 prove e vedremo chi avrà la meglio. Este no es nuestro himno, ¿no? No, el mío por lo menos no, yo soy argentino. Bueno, yo creo que este canal es para todos, Bolivia, Argentina, Colombia, todos. Todos los que hablamos español y lo que nos gusta lo latino, ¿no? Bueno. Maya, Seba, la prima sfida la decidete voi. Está bien, el primer desafío va a ser subiendo. 3 chilometri di subida. Come salita? 3 chilometri. 3 chilometri di salita? Qua io sfiro il quintale. Non cioè, in 2 facciamo mezzo quintale in più di voi, ci fate la sfida in salita? Cioè, non es mi esiste. Problema che te hayas acabado la pista ayer. No, no, bueno, io sono, io dos, sono pesante, no, di natura, cioè non è, dejé de contar, non è colpa mia, non è che mangio tanto. 3 chilometri? 3 chilometri. Facciamo 2. Vabbè, dai, studiamo la tattica. Giorgio, questi 2 fanno mezzo quintale meno di noi. Noi dobbiamo addormentare la corsa, andare via regolari. Io provo ad andare davanti a fare il ritmo e tu provo fai il ritmo. Tengo chiuso più che posso. Tieni chiuso, fai regolare. Addormentiamo la corsa, fidati di me. Fidati. Poi vediamo se la giochiamo in volata. Dai. Vai Giorgio. Addormentiamo la corsa, vamo, Giorgio. Vamo, Maya. Chiudi Giorgio, chiudi che mai è pericolosa. Ma dove vai Maya? Dai Giorgio, sei un caterpillar. Giorgio, la stai spianando. Eccolo, qui devo andare io. Vado io. Ti prendo Seba. Amigo, io sto qui, detto, ti stacchi, vai. Ale, photo finish. Comunque no, piano Maya, photo finish. Un metro. C'è l'ombra, c'è l'ombra dell'albero. Che l'ombra, mira ahí. Ahí se ve. Ah, sì. Mira. Ci hanno fatto il biscottone. Ya que nosotros hemos ganado la primera prueba, les toca a ustedes escoger la segunda. Va bene. Noi abbiamo deciso di fare la prossima sfida con il bike sumo. Bike sumo? ¿Y eso qué es? Il bike sumo è una bella sfida per gente pesante. Adesso ci chiudiamo tutti dentro in un recinto e ci prendiamo a spallate fino a quando uno non mette il piede a terra o esce dal recinto. Allora Giorgio, che tattiche facciamo qua? Adesso tu porta fuori Maya, esci con lei, non lasciami da solo con Seba che poi ti vendico io. Non ti lascio solo con Seba? Ci okay. Penso io. Vieni Maya, vieni, vai fuori, Ale! Mai è fuori. Vai Giorgio, sei tu il peso massimo qua. Giorgio, fai vedere chi è il vero sumo biker. Vai, fai valere i tuoi 40 kg in più. 30, dai. Giorgio! Sì! Sì! Vai Giorgio! Grande! Vaya trampas, eso no se vale. O sea, ¿qué es eso de bike sumo? Míralos ustedes, yo los veo. O sea, en la carretera ya me tiro. O sea, no quiero ni tocarlos. Te he hecho la sfida in salita. Eso es trampa. 750 kg in meno, si lamenta per il bike sumo. Direi che adesso siamo uno pari. Adesso ci sarà la sfida che decide chi vince. Trampas. Decidete voi la sfida finale. Ahora vamos a hacer uno che si chiama La Rueda Ciega. La Rueda Ciega, sì, sì. Che roba? Prova a spiegare.
taparemos a uno los ojos, le taparemos los ojos, lo pondremos a dar dos o tres vueltas que se marea un poco, mientras el que no tiene los ojos tapados detiene la bici sin la rueda y le dará las explicaciones al que lleva los ojos tapados para que ponga la rueda, se subirá a la bici el que no lleva tapados los ojos y llegará a la meta el más rápido. Ah, ma te hai capito? Sì, ho capito, capito. Tu hai mai montato una ruota bendato? No. Mi sembra il giorno giusto per cominciare. Via, via, via! Prendi prima la ruota, prima la ruota. Bravo, bravo, così. Il peno. Prima la ruota, prima la ruota. Il peno alla derecha. Va, aquí estoy, estoy aquí justo. Sí, bien. Perfecto. Vamos, muy bien. Ecco, ecco, ahí está. Bravo, Giorgio. Bravo, Giorgio, dai, 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 Giorgio, vai, 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 che hai fatto? Vai, va, va. Sì! Vamos! Tenemos motivación. Ahí va. Bien, bien. Bueno, felicitaciones por haber ganado, así que bueno, nos toca a nosotros pagar el café esta vez. Grazie Seba, comunque devo dire che è stata una sfida divertente, eh? Cos'è, cosa dici, sì, Giorgio? Mi è piaciuto tanto, secondo me in quattro formiamo un bel team. Secondo me potremmo sfidare gli inglesi, fare Inghilterra contro il resto del mondo. Fusione Italia-Spagnol? Sì, sì, perché no? Possiamo provare? Dai, dai, dai! La prossima! Vai! Anche questa puntata di GCN Italia è finita, speriamo che vi sia piaciuta, è stata una sfida emozionante, abbiamo perso la prima sfida per ovvi motivi di peso. Però poi ci siamo rifatti. Direi proprio di sì, quindi mi raccomando, se avete in mente qualche sfida particolare che possiamo fare, scrivetelo nei commenti. Siamo sicuri che questo video vi sarà piaciuto, quindi mettete like. E iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, importante. Bravi. Alla prossima. Alla prossima puntata, ciao. Ciao.